Continuiamo ora il nostro telegiornale parlando di province e andando a sentire cosa ne pensano i comuni della riforma delle province. Abbiamo intervistato su questo il presidente dell'ISPO, Renato Mannheimer. Presidente Mannheimer, avete sondato l'opinione dei comuni sulla riforma delle province. Insomma, ai sindaci non piace tanto, non è la priorità. No, sono preoccupati. Non tanto di cedere i poteri, ma quanto di avere delle responsabilità nuove. Sono molto preoccupati per i soldi, per il patto di stabilità da rispettare. Sono preoccupati nell'assumere compiti, addirittura per i trasporti, per esempio, dicono che ci saranno problemi per le gestioni del lavoro. Cioè sono preoccupati dei compiti che devono sobbarcarsi, dai quali temono di non riuscire a fare fronte. Secondo lei in questo caso fanno un po' i portavoce dei cittadini, sono anche loro a loro volta magari hanno sondato un po' l'opinione dei cittadini? Io penso che i sindaci sappiano meglio dei cittadini le problematiche amministrative dei singoli comuni e quindi mentre ho trovato tra i sindaci una perplessità diffusa sull'abolizione delle province così come è stata proposta, non so se uguale troverei tra i cittadini, non abbiamo fatto la ricerca, ma credo che i sindaci siano più preoccupati della media dei cittadini, perché se lei chiede ai cittadini che cos'è il patto di stabilità, non lo sanno, poveri, si occupano d'altro, e viceversa i sindaci lo sanno bene. Ultima domanda, quindi qual è la soluzione che la maggior parte dei primi cittadini indicano? Una revisione della proposta.